tuo padre. È vero che la corsa è terapia, è vero che la corsa ci aiuta. E tuo padre è sempre stato orgoglioso di te e oggi ti qua a fare 6 ore sono ancora più orgoglioso di te. Innanzitutto, come sta Matteo Lacera? Sto bene perché innanzitutto penso che i genitori svolgono un ruolo importante nella vita e gli insegnamenti che ci danno sono fondamentali. Mio padre ha contribuito molto in questo e mi ha avviato allo sport. Lo sport nella vita impara, ti insegna a soffrire e a combattere. Quindi oggi sono qui soprattutto per lui e ringrazio voi per questa possibilità e come sempre siete importanti nella vostra organizzazione in questo scenario bellissimo. Grazie a te, grazie ad Agostino, a Maria Volza e tutti gli altri organizzatori. Grazie a te, grazie agli atleti soprattutto perché le gare le fanno gli atleti, senza atleti non ci sarebbero gare. E poi che ringrazio sempre. Se le persone stanno qua stamattina vuol dire che Maria e tutta la polizia Caserta, di là della città di Caserta, hanno fatto sempre un ottimo lavoro. Tu hai una bambina che adesso sta crescendo e ogni volta ti dico pensare che ti aspetta, con le femmine. I prossimi, possiamo dire, mi possono mettere di dire Matteo c'è la parte da qui, dalla serie di Reggia, dove qui ha iniziato con le sue prime vittorie, con i suoi primi successi, non solo a livello politico, ma proprio personale. Posso permettere di dirlo come tutto? Sì, certo, anzi, ripeto, vi ringrazio perché questa per me è stata la mia prima ultramaratona, la mia prima vittoria e sono innamorato di questi posti, fanno bene al nostro territorio, una manifestazione che negli anni sta diventando sempre più importante e che ben venga tutto questo, grazie. Ci vediamo a favore di Dio, guardate soprattutto un po' di tempo e un bacio a favore che ti sarà sicuramente guardato. Grazie, buona data a tutti.